L'importante era vincere ed è stato fatto. È finita Sampdoria, Juve, abbiamo vinto. La Juve ha vinto 1-3. Comunque c'è stata assolutamente la vittoria con tre reti. Con tre reti, doppietta di Alvaro Morata e poi autogol da parte di Yoshida. Sono veramente contento. C'è da dire che sono veramente assolutamente contento. Tralasciando la prestazione, che non è che ci sia stata una prestazione veramente fenomenale. Ma ripeto un'altra volta: era vietato sbagliarsi. Se in un momento decisivo della stagione, se in un momento decisivo della stagione, è assolutamente. Ti sei fatto la tua di partita. Ci sono state varie cose belle da analizzare. In questa di partita che mi è piaciuta assolutamente sotto qualche punto di vista, anche diversi giocatori mi sono pienamente piaciuti, ma ripeto una volta, sono pienamente contento. Poi in questo momento non sta ancora giocando il Milan, ma tra poco giocherà, e sperando che faccia sarebbe veramente felicità, sarebbe veramente una felicità enorme se il Milan pareggia, se il Milan pareggia contro l'Empoli. E poi ci sarà l'Inter domani, ci sarà il Napoli domani, vedremo, ma comunque siamo a 56 punti per adesso, in questo momento, prima che giochi il Napoli, meno uno dal Napoli. Adesso bisogna solo sperare che le altre avanti, la prima, la seconda, la terza, si inciampino. Assolutamente, che si inciampino le altre e poi li potremmo di più sognare, potremmo essere più felici. Allora, ragazzi, intanto un salutone a tutti, spero stiate tutti bene. Come detto inizialmente, rieccomi qua con un nuovo video a dirvi la mia opinione riguardo a Sampdoria Juve, dove la Juve ha assolutamente vinto grazie alla doppietta di Alvaro Morata e l'autogol di Yoshida. Ma ragazzi, prima di iniziare, se volete supportare il canale, supportare i video che caricherò, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò, e inizierei proprio a parlare. Allora, sulla formazione, sono contento che non abbia giocato Vlahovic, ma al fin dei conti è entrato, non so, 64esimo, 65esimo, non ha fatto pienamente nulla. Mi è dispiaciuto, cioè non è che mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto e non mi aspettavo i cambi, dei cambi fatti così. Cioè, Allegri che non ha neanche il coraggio di mettere i giovani, non ha il coraggio, non so, di mettere i giovani. Poteva almeno provare a mettere Ake e non mettere Vlahovic, poteva provare a mettere Miretti al posto di Rabiot, ma comunque. Quel coraggio di schierare i giovani quando sei in vantaggio non c'è ancora, per poi risparmiare anche l'energia dei giocatori, perché abbiamo giocato quasi tutte le ultime partite sempre con gli stessi. Far rifiatare qualcuno, riposare qualcuno per poi per essere pronto contro il Villar non c'è stato. Ma non mi è piaciuto Allegri. Non lo so ad allungare riguardo i cambi, non mi è piaciuto Allegri riguardo i cambi, perché poteva fare pienamente meglio e lasciare Vlahovic riposarsi di più. Va bene che Vlahovic è entrato un po', si è scaldato per essere pronto contro Villarreal, ma vabbè, in fin dei conti va bene così, ma i cambi non mi sono piaciuti. Poi sulla gara c'è un Moise Kean che ha fatto veramente una bella partita. Ha fatto veramente una bella partita, ha fatto veramente un'ottima prestazione fino a quando è uscito ed è entrato Vlahovic. Moise Kean, palla al piede, sempre pulito, ha procurato il rigore, è stato protagonista. È stato protagonista nel primo gol, e proprio lì i cross di Cuadrado sono veramente una cosa meravigliosa, danno sempre difficoltà. E contro la Fiorentina e autogol di Venuti, e adesso contro la Sampdoria e autogol di Yoshida, sono veramente una cosa bellissima. Cuadrado è veramente fondamentale, questo ragazzo deve pienamente rinnovare il contratto al più presto possibile. Abbiamo giocato un po' più sulla fascia destra, che la fascia destra è stata quella più pericolosa assolutamente. Nel primo tempo, bene tutti, complessivamente una Sampdoria, nel primo tempo una Sampdoria che ha pressato, ha provato a fare la sua di partita. Sono contento che Candreva, che Szczęsny ha parato il rigore, male Rabiot, male Rabiot non per rigore, male Rabiot da tanto, male proprio, che non si è mai ritrovato. Forse una partita in questi, non so, 2 o 3 anni, in questi anni che è stato là, io forse una partita l'avrà fatta bene quando lo chiamavamo cavallo pazzo, eccetera, 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 eccetera. Ma vabbè, se io mi dissocio, ma comunque, sì, quando lo chiamavamo cavallo pazzo che correva di qua, correva di là, di qua e di là, ma vabbè, mi dissocio, non so cosa. Scusa, non so se potevo dirla, ma comunque, Rabiot malissimo, malissimo, non mi è piaciuto assolutamente. Tutto il resto mi è piaciuto. Nel primo tempo c'è stato veramente un bel ritmo, una Juve che ha palleggiato, una Juve che quando c'era da difendere abbiamo difeso
tutti. Arthur mi è piaciuto veramente tanto. Mettiamoci anche Locatelli. Locatelli mi è piaciuto veramente tanto. Matthijs de Ligt, veramente indiscutibile. Indiscutibile. Bravissimo in vari palloni a difendere Rugani pure lui. Pellegrini è stato ammonito, poi è uscito, ma comunque anche lui bene. L'unico che non mi è piaciuto è stato Rabiot. È stato Rabiot, assolutamente tutti bene. Scesa veramente fenomenale. Nel primo tempo ha salvato, non so, due palloni, ma comunque è stata una bella partita. È stata una bella partita nel finale. Finale veramente sofferto. Finale, poteva succedere di tutto e di più, anche dopo il gol di Sabiri, deviata da Alvaro Morata in su punizione. Da lì si è aperta proprio la partita per la Sampdoria, ma poi si è chiusa definitivamente la partita per la Sampdoria, nonostante la Sampdoria ci ha provato, ma comunque il secondo gol di Alvaro Morata nello scadere assolutamente è stato veramente bello, scaricò Locatelli, non mi ricordo chi ha dato la palla a Locatelli, ma comunque Locatelli, ottimo cross, e lì male Falcone, ma bene, bene assolutamente Alvaro Morata, bel gol nonostante. Ci possiamo mettere anche l'errore di Falcone assolutamente. Poi sulla posizione di Sabiri, Szczęsny non poteva fare pienamente nulla perché si era mosso sulla destra e poi la palla si è stata deviata sulla sinistra. Niente, mi sono piaciuti, come ho detto, mi sono piaciuti pienamente tutti tranne Adrien Rabiot, ma c'è stata una Juventus che piano piano sta cambiando, nonostante, ripeto un'altra volta, non è stata una prestazione brillante, ma comunque è stata veramente una squadra compatta, c'era da difendere, compatti con la linea 4, 4-4-2, compatti, c'era da difendere, tutti hanno aiutato a difendere, c'era da attaccare, tutti hanno aiutato ad attaccare, Rugani mi è piaciuto tantissimo in vari palloni, mi sono piaciuti tutti, mi è piaciuta la mentalità che hanno avuto i giocatori. Va bene che non c'è stata lucidità in vari passaggi, ma in fin dei conti, dai, non sto a commentare tantissimo questa di partita. L'importante, va bene, non c'è stata lucidità di passaggi, va bene che ci sono stati vari errori che ovviamente bisognerà migliorare su tutto questo, nell'avere un po' di lucidità, nell'essere un po' aggressivi. Mancata anche un po' quell'aggressività nel primo tempo poteva finire anche diversamente, poteva finire diverso. Se ci fosse stato un po' più di aggressività, un po' più di coraggio e un po' nel rischiare le giocate, si poteva fare pienamente meglio nel primo tempo, perché poi il secondo tempo, per un po' di tempo, la Juve non ha pienamente chiarato, che si è chiarato, non ha pienamente, creato nessuna occasione. Nel primo tempo c'è stato pienamente solo un tiro e due gol, un tiro e due gol, autogol di uscita e l'altro gol di Alvaro Morata. Cosa potrei aggiungere sui cambi che sono entrati? Nessuno ha fatto bene, nessuno ha fatto bene, tutti e tre non è che abbiano fatto male. Alexandro è pure entrato e ha fatto bene un po' il centrocampista, per poi dopo, quando è entrato De Schiene, un po' si è arretrato un po', ma comunque ha fatto un po' più il centrocampista che il terzino, che potrei aggiungere. Sono felice per i 3 punti, assolutamente, sono pienamente e assolutamente felice per i 3 punti, sperando che vadano bene le prossime partite. Comunque spero tantissimo che vengano recuperati Chiellini, Bonucci e Dybala, e adesso occhio al Villarreal, che assolutamente c'è stato un Villarreal che ha giocato la sua di partita contro chi? Ha giocato la partita contro il Celta Vigo. Adesso in questo momento sono al 90esimo, non è ancora finita la partita e stanno vincendo 1-0. Loro stanno vincendo 1-0, poi chissà come finirà la partita. Ma comunque, ragazzi, come ho detto, adesso bisognerà pensare al Villarreal, domani sicuramente, spero tantissimo di leggere una bella notizia. Chiellini, Bonucci e Dybala si sono aggregati alla squadra e ci saranno mercoledì. Ma adesso c'è tempo, c'è domenica, c'è lunedì, c'è martedì per poter pensare a chi riuscirà a venire a giocare contro il Villarreal. Vedremo. Ma comunque è stata una bella vittoria. Ripeto un'altra volta, non c'è stata una prestazione brillante, ma l'importante era vincere. E sui cambi non mi è piaciuto pienamente Allegri, perché non ha ancora il coraggio di poter schierare, perché bisogna avere coraggio di schierare dei giovani. Ma comunque c'è da dire che è stata una Juventus, no, che non ho detto, con pazienza, ha difeso bene, pericolosa nei contropiedi, e con la pazienza è arrivato il risultato. Ma si poteva fare pienamente di più. Poteva fare pienamente di più. Ma dai, mettiamo anche la parola che, vedendo i giocatori che hanno giocato quasi sempre, diciamo tutti,
Quelli che sono partiti l'11 da titolare, tranne che, ma comunque, in fin dei conti, tutti, mettiamoci le stanchezze fisiche, in fin dei conti, dai, bella partita. Probabilmente Allegri non poteva chiedere di più, non poteva chiedere di più, ma si poteva fare meglio. Si poteva fare meglio in questa, cioè, tipo di partita. La prossima in campionato sarà la Salernitana e bisognerà assolutamente vincere. E come ho detto inizialmente, sperando che le altre su, avanti, le altre squadre facciano male. Bene assolutamente tutto, mi è piaciuto talmente tanto. Ken, ottimo, ottimo Arthur, ottimi tutti, tranne Rabiot. Ottimi tutti, tranne e assolutamente Adrien Rabiot. E non aggiungerei assolutamente altro. Il primo tempo, una Sampdoria che ci ha provato, dai, non sto a raccontare tac tac, primo tempo così. La Sampdoria che ci ha provato in ogni modo, ci ha creduto fino alla fine, perché è stata in partita fino alla fine, ha provato a fare il suo, ma nulla di che, ha avuto un'opportunità per poteva finire la partita diversamente se Candreva segnava, ma lì rigore battuto veramente bene, ma c'è stato un Tech, un Szczęsny veramente fenomenale. Mamma mia, e mamma mia, non saprei cosa aggiungere, e basta, dai. Ragazzi, vi mando un grandissimo saluto, se avete visto la partita fatemelo sapere nei commenti, e non ne ho la minima idea se porterò il video post partita Milan-Empoli, non so, Empoli-Milan, non mi ricordo dove giochino, chissà, chissà, ma comunque se non la porterò, sicuramente ne parlerò domani con il giorno dopo Sampdoria-Juventus. Sto pensando se ho dimenticato qualcosa, non ho dimenticato pienamente nulla, non ho dimenticato pienamente nulla, i miglioramenti ci sono, i miglioramenti stanno arrivando, qui in fase difensiva che si sta un po' rimpattando, si sta un po' riprendendo, sta riprendendo un po' forma la fase difensiva, ed è una squadra che mi è piaciuta, ma si poteva fare meglio in fase offensiva. Ragazzi, se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere nei commenti e basta. Se vi è piaciuto il video, ovviamente like e sempre le solite cose, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ringrazio tantissimo se lo fate, se lo farete, e commentate, dicendomi la vostra nei commenti. Sono veramente contentissimo e vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video, che probabilmente o sarà Milan-Empoli per la partita post partita del Milan, o se no domani per il giorno dopo Sampdoria-Juventus. Basta, basta così, basta così. Se ho sbagliato qualcosa fatemelo sapere nei commenti, mi scuso tantissimo per la ripetizione, e vi mando un grandissimo saluto e vi mando un grandissimo abbraccio, e ci becchiamo al prossimo video. Poi Alvaro Morata, va bene, bene pure lui Alvaro Morata, che dopo un po' si è ritrovato, ma vabbè, stop, stop così, stop così. Vi mando un grandissimo abbraccio e vi mando un grandissimo saluto, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!